che staccavamo per qualche minuto, invece rimaniamo collegati. Allora, vista la tua appartenenza politica, credo che tu possa essere soddisfatto. Partiamo dalle europee e del risultato. Sì, sia europee che anche l'andamento adesso delle regionali ci soddisfa, almeno come Forza Italia qua a Biella, perché speravamo di tenere questo 10% e anche in qualcosa in più. Per il momento lo stiamo tenendo, quindi siamo soddisfatti. Ecco, è chiaro che la Lega è quella che in questo momento tra virgolette comanda e fa bene visto i risultati che ha. Adesso aspettiamo comunque il comune, perché ovviamente per noi il comune di Biella è importante. Vabbè, è uscito solo un seggio fino adesso, quindi non si può dire niente. Tra due o tre seggi, se rimane così, si preannuncia uno scontro con Radino Gentile, però è ancora tutto troppo presto. Senti, tu l'avresti previsto adesso a bocce ferme uno scontro con Radino Gentile? Io onestamente no. Ma io faccio una doppia vita, quella del politico e quella del parrucchiere. E ti dico che da politico, facendo almeno parlando un po' di appartenenza politica e quindi ancora di una certa fedeltà a un partito e un'ideologia, non avrei pensato assolutamente questo, anche se di poco comunque avrei pensato che il PD fosse più avanti. E per quanto riguarda invece la mia visione, diciamo di tutti i giorni, il negozio con la gente di tutti i giorni, ecco, diciamo che ho visto che comunque Dino aveva molte più possibilità, o comunque abbastanza chance in più di Cavicchioli, ma perché questo era il settore della gente, perché Dino sappiamo che è ipernazional popolare, quindi sa da buon pifferaio magico quando lui a tirarsi dietro parecchia gente. Quindi di fatto ero anch'io nel dubbio, perché erano proprio due risultati completamente diversi. Adesso vabbè, non dico niente perché non è possibile, no, potrebbe essere no. Anche c'è Forza Italia al 3,85, se fosse così possiamo far che sparire completamente, non che ci alzeremo magari di più in comune, perché comunque Dino porterà via sicuramente voti sia al PD che a Forza Italia, e forse anche più a Forza Italia che al PD, però è ancora tutto da vedere, ecco, anzi forse sì, no. No, certo. Qui siamo sulle regionali, Forza Italia è l'8,9, no, comunali non abbiamo. Perfetto, altri dati ufficiali, okay, perfetto. Altrimenti, cioè, seguiamo quelli ufficiali del Ministero dell'Interno, sì, perché altrimenti rischieremmo. Oh. Sì, sono d'accordo, anch'io che faccio la doppia vita di salumiere e di giornalista, la percezione, diciamo, nazional popolare era esattamente quella. Proprio quella, sì, condivido. Sì, 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 e lui ha saputo fare una campagna elettorale ipernazional popolare, che io condivido poco effettivamente, anche perché appunto sono rimasto in Forza Italia per quello, sono nato in Forza Italia e fino a quando Forza Italia avrà un po' di respiro rimarrò in Forza Italia. Infatti per me è stata una sfida abbastanza importante questa volta, perché non nascondo che tanti miei elettori mi chiedevano di passare alla Lega. È andata, diciamo, bene da una parte, perché comunque appoggiando comunque la Lega il mio voto andava alla Lega, però assolutamente non me la sono sentita. Nasco con Forza Italia, ho avuto anche la fortuna di poter fare l'assessore per 5 anni con Forza Italia, quindi secondo me la mia dedizione deve essere fino in fondo per Forza Italia, anche pagando lo scotto di prendere meno voti, di essere meno popolare, ma questo ci sta, ecco. Se venisse confermato il risultato e ormai la direzione, parlo delle regionali, è intorno al 48,25, sì, quindi mi pare di sì, per la prima volta dovremmo avere 3 consiglieri regionali dell'area, perché nel listino c'è Mosca e Chiorino e credo che ce la faccia anche Caucino. E potrebbe farcela anche Caucino, perché comunque con le percentuali che abbiamo qua in provincia sicuramente può entrare, e questa è una buona cosa, perché comunque i rapporti con Alberto Ciglia sono ottimi. Io voglio premettere che comunque sia Chiamparino che Cirio sono due ottime persone che possono pilotare bene il Piemonte.
ovviamente la nostra, dal nostro punto di vista, noi siamo di destra e abbiamo delle visioni decisamente in questo momento anche diametralmente opposte rispetto a quelle di Chiamparino, ma sono sicuro che Cirio è una persona pratica ed è una persona che, essendo molto legata al nostro territorio, perché non solo c'è un buon rapporto con i leghisti e i ragazzi Fratelli d'Italia, e anzi è Chiorino che dovrebbe andare su con il listino, anzi andrà su con il listino, e c'è anche un buon rapporto con noi forzisti, quindi diciamo che tutto il centrodestra sarebbe veramente coeso con la regione. È chiaro che se potessimo vincere anche il comune si farebbe un filotto, ma questa volta non un filotto politico per dire ah che bello, dal comune alla regione all'Italia lavoriamo tutti assieme, no, qua c'è proprio facciamo tutti assieme, perché conoscendo Cirio sicuramente ci metterà sotto e ci farà lavorare e noi lavoreremo volentieri per lui. Senti, tu sei uomo di, l'hai detto tranquillamente, appartieni ad un'area ben precisa storicamente, se noi guardiamo il dato europeo e ci facciamo un ragionamento politico, non trovi che ci sia il rischio che la balena Salvini si mangi tutto l'elettorato di destra e anche gli altri partiti? Bah, dunque, io sono convinto che la balena Salvini in questo momento è forte, o lo squalo Salvini è forte, perché comunque ha detto quello che gli italiani volevano sentirsi dire. Il governo di Salvini con i 5 Stelle non so se poi alla fine porterà beneficio o no. Questo giro è andata così. Salvini, secondo me, ha saputo gestirsi bene queste ultime settimane di campagna elettorale, ha tenuto duro. Bisogna vedere sul lungo termine. È chiaro che gli argomenti che Salvini ha toccato fino ad ora, in questo primo anno di governo, sono argomenti concreti e che la gente sentiva. Ci sono anche tante altre cose da fare e non si può poi scaricare sempre la colpa se il lavoro non va bene e altre cose vanno bene sui 5 Stelle, perché comunque deve prendersi la responsabilità anche lui di essere al governo. Con questo io tifo assolutamente Salvini, so che Forza Italia, diciamocelo, fin quando Berlusconi vorrà portare avanti Forza Italia, Forza Italia rimarrà a questi livelli, non è più possibile aumentare, almeno è stato dimostrato anche da questi dati. Berlusconi ha fatto già salti mortali, prima cercando di rimanere vivo, perché cioè, la scommessa era arriverà alle elezioni, cioè no, vincerà le elezioni o arriverà alle elezioni, ma come sempre a mille vite. Bisogna trasformarlo realmente in un partito, assolutamente. Forza Italia, perché il rischio è, come ha definito Silvano Esposito all'inizio della nostra lunga diretta streaming, è quello che diventi un po' un partito monarchico, nel senso che c'è lui come re. Assolutamente, è sempre stato un partito monarchico, purtroppo un partito poco organizzato, e devo dire che dopo questo ultimo congresso a Biella c'è un gruppo nuovo, coeso, dove si lavora tutti assieme. Dobbiamo ancora prendere un po' le distanze, cercare di amalgamarci bene, però devo dire che c'è tanta gente, tutta tra virgolette allo stesso livello, che sta lavorando. E questo non è male. È chiaro che ci vuole lavoro e soprattutto ci vuole dall'alto che Berlusconi decida il da farsi. Non può andare avanti eternamente lui, e quindi, ritornando alla tua domanda iniziale, se andiamo avanti così è possibile che Forza Italia pian piano si sciolga e fagociti, cioè che Forza Italia si sciolga e quindi che la Lega fagociti tutti. Però in questo punto solo Silvio lo sa. È bello, perché guardi in alto, mi viene in mente una delle più belle battute che ho sentito in campagna elettorale, e ne ho sentite tante, è stata: ricordati che in cabina elettorale Dio ti vede e Stalin no, Silvio non lo sappiamo. Silvio non lo sappiamo, effettivamente Guareschi aveva detto questo ai tempi, e penso che cosa più giusta in questo momento sia aggiungerci Silvio, perché effettivamente guarda, ha dimostrato una caparbietà incredibile. D'altronde lui morirà in sella, andrà avanti fino alla fine, però appunto questo potrebbe essere anche veramente dannoso nei confronti di Forza Italia. Va bene, sarà. Ultima domanda, la più difficile: se vince Corradino fai l'assessore? Ah, quello non lo so proprio. Guarda, se vince Corradino con questa situazione di Forza Italia è molto difficile che io faccia l'assessore. Io sono a disposizione, perché vabbè, dopo 3 legislature di esperienza qua dentro sicuramente ne ho, e se non se faccio l'assessore comunque sarò completamente disponibile, perché come ho scelto di andare fino in fondo con Forza Italia, cercherò di andare fino in fondo con la coalizione. D'altronde avevamo vinto con Forza Italia e la Lega ci ha dato una mano per 5 anni. Vincere la Lega, è giusto che Forza Italia dia una mano alla Lega, assolutamente, senza pretendere nulla, ma dando una mano. Va bene, grazie, buon lavoro. Grazie. Allora, abbiamo sentito anche
qui.